Dopo la presentazione a Casal di Principe nel bene confiscato Casa Dondiana, alla presenza del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, nei giorni scorsi si è tenuta a Napoli la 12ª edizione del Forum Internazionale sull'Economia dei Rifiuti del Polieco, sul tema ambiente ed economia oltre il Covid-19. Il Covid ha messo in rilievo i problemi endemici del sistema della gestione dei rifiuti che oggi, basandosi sull'esportazione verso paesi terzi, si rivela non autosufficiente, come ha sottolineato la direttrice del Consorzio Polieco, Claudia Salvestrini. La cosa più importante è indirizzarci verso politiche che siano mirate alla riduzione dei rifiuti, al riciclo dei rifiuti, al recupero dei rifiuti e non al semplice smaltimento o alla semplice termovalorizzazione. Grande attenzione sui dispositivi di protezione individuale utilizzati per l'emergenza sanitaria, in particolare le mascherine, che se non correttamente avviate allo smaltimento rischiano di aggravare l'inquinamento ambientale. Il forum è stato anche teatro di denunce sulle collusioni tra la criminalità e la politica e l'imprenditoria, come ha sottolineato il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia. Lì dove c'è la possibilità di ottenere soldi immediatamente alle organizzazioni criminali e soprattutto quelle mafiose ci si buttano a gamba tesa. E lo Stato dovrà essere ancora più capace di controllare e monitorare possibilmente ex ante, cioè operando dei controlli preventivi, ma anche qualora questo non dovesse essere possibile, senza rinviare usque ad mortem l'attività di controllo, perché noi dobbiamo non soltanto capire a chi vadano queste risorse, ma dobbiamo anche monitorare che vadano nella direzione giusta. Per Raffaele Piccirillo, capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, il deficit impiantistico in tema ambientale è innegabile, come lo è la farraginosità dell'iter burocratico che consente alla criminalità di annidarsi approfittando della paralisi decisionale. È importante soprattutto intervenire sulle misure extra penali, facendo scelte forti e soprattutto potenziando l'offerta impiantistica, la cui assenza alimenta i circuiti criminali.